Se lei torna a casa e vede sua moglie in dolce compagnia con un altro uomo, la reazione qual è? Ma non ho proprio l'idea, la reazione di cacciarlo fuori. Di cacciarlo fuori, magari se c'hai una pistola, di farlo fuggire completamente. Quindi lei è più propenso per una sorta di omicidio passionale? Esatto, passionale, omicidio d'onore. Allora, siamo nel 2004, non esiste più questo che ha detto l'amico, il delitto passionale. Dipende, chi l'ha detto, dipende, Pasquale, per piacere. Se tu vuoi fare il cornuto contento, lo puoi fare, sei libero di fare quello che vuoi. Gli taglio la testa. A chi? A mia moglie e anche all'altro. Anche all'altro, ma l'altro che colpa ne ha? Comunque so sì, è sempre la colpa, perché quando c'è un tradimento c'è una complicità di entrambe le persone. E allora bisogna tagliargli la testa. A tutte e due? A tutti e due. Io non esiterei a tagliargli la testa. Se si torna a casa e si trova il proprio compagno in compagnia di un'altra donna, come si reagisce secondo lei? Sono mazzetti. Se trovo il compagno con un'altra donna... E gli fa? Gli freghi il pelo. Accedo a tutte e due. Prima? Di più di quello non posso fare. Cioè, il tizio che con la sua ragazza gli dice scusa, è una sigaretta, perché sai, io gliela faccio fumare io la sigaretta, cioè davanti ai miei occhi. E quello davanti ai suoi occhi se la fa. Seduto a tavolo faccia a faccia, vediamo la reazione che fa lui verso di me. Ti butto anche il fumo in faccia. A questo è una... già la fuccia. Cioè, perché io devo spacchi i cervelli. Detto in parole foggiane, spaccare le cervelle. Il tizio lo ferma e dice scusa, mi offresti una sigaretta, perché in dei corni c'ha gli scaffi di sigaretta. Questa signora che sta con suo marito e dice scusa, può chiudere la porta un attimo? In casa lei, sua, casa mia. La prende anche in giro. Prima mazza, la carra, avanti, via, esci di qua. Come? Casa mia deve entrare lei? Chi? Che stiamo scherzando? Magari si è messa anche la sua vestaglia. Giù? Allora è proprio che ha da morire. Scusa, può chiudere la porta, sì, che finiamo un attimo? Addirittura la prende anche in giro. Lei come reagisce? Io come reagisco? Reagisco in malo modo. Cerco sempre di mettergli le mani alla gola e menarlo. Ma non così menarlo solamente, ma menarlo a toglierlo di mezzo. E poi tolgo di mezzo anche lei. La soluzione è cioè... Grazie per avermi fatto conoscere sta zocco. Ma reagisci? Mi ha pigliato 30 anni di calcio. Come? Che cosa fa? E uccido. E voilà! Champagne, Doberio e Chardonnay.